La più cordiale buona serata a tutti, amici appassionati di sport. Eccoci qua in un bellissimo e stupendo paese della bassa bergamasca. Siamo esattamente a Covo, paese di circa 4.000 abitanti, dove ci apprestiamo a seguire un avvenimento davvero eccezionale. Questa sera, e vedete nelle immagini di Emi Moretti, c'è davvero una tantissima gente a seguire quello che è un avvenimento importante, un avvenimento dove la principale protagonista è niente poco di meno che Carolina Kostner. Noi l'abbiamo avvicinata, fra poco vi proporremo l'intervista di Carolina Kostner. Purtroppo tutti e tutta questa gente si aspettava in pratica di poterla vedere esibirsi, insomma, su quello che è questo palazzetto del ghiaccio, e invece ciò non è assolutamente possibile per il fatto che stante le vicende giudiziarie di Carolina, la federazione non ha permesso appunto l'esibizione dal vivo in questa che è una serata dove esattamente Carolina faceva, è vero, naturalmente la sua comparsa, la sua esibizione, ma dove si festeggiavano la chiusura della stagione agonistica per quanto riguarda appunto la società qui di Covo. Ebbene, un po' di amarezza resta soprattutto negli organizzatori, ma invece non resta per quanto riguarda il pubblico, che dalla nostra postazione un pochettino davvero particolare non ha mancato di venire e soprattutto seguire, fra poco vedremo, l'esibizione dei piccoli, dei grandi, l'esibizione di tutti coloro che effettivamente questa sera qui sono qui per appunto seguire queste esibizioni. Allora, a questo punto, prima dell'esibizione dei ragazzi, noi vi mandiamo subito l'intervista che abbiamo realizzato a Carolina Kostner. Ed eccola qua, tanto attesa, Carolina Kostner, finalmente qua da vicino per noi che amiamo questo sport, ma soprattutto per tutti gli sportivi italiani. Allora, che dire, insomma, elencare tutti i titoli che ha conquistato è davvero difficile. Però partiamo insomma da quelli più belli, quelli che ti porti dentro nel cuore. Beh, a questo punto direi che è un grandissimo piacere essere qui. E il palaghiaccio è piccolino, ma anch'io ho iniziato così. E poi ho sognato un sogno che qualche volta proprio faccio fatica a crederci anch'io. E la vittoria più bella? Beh, sicuramente il mondiale e la medaglia olimpica sono state molto molto speciali. Certamente, il bronzo e soprattutto una gara, una competizione come le Olimpiadi si porta sempre dentro con maggior piacere. Una famiglia, la tua, quella di campioni, di grandi personaggi, che ha sempre comunque avuto a che fare col ghiaccio, col freddo, con la fatica, col sudore, via. Sì, ho avuto molto supporto dalla famiglia, sia in questione di essere da esempio come mio padre che ha partecipato all'Olimpiade, la cugina di mio papà Isolde che ha vinto tantissimo nello sci alpino, ma anche solo l'ambiente, in Val Gardena tanti praticano sport, io sono sempre stata molto molto appassionata. Dall'altra parte mia mamma e la famiglia di mia mamma sono molto nell'ambiente artistico. Ho avuto un nonno che è stato direttore dell'Accademia d'Arte di Ortisei per tantissimi anni e quindi il connubio del pattinaggio è esattamente quello, è certo, arte e sport. E non poteva esserci che insomma una campionessa proprio in questo sport. Non è sempre facile comunque, il DNA però non mente, via. Il DNA, dicevo, non mente. È stata sicuramente una delle opportunità che mi è stata data, sì, ne sono molto grata. Allora, un'ultima domanda, so che hai fretta, arrivi in un paesino della pianura bergamasca, magari a te sconosciuto, dove c'è comunque grande entusiasmo per questo sport. Parlavo con i dirigenti, mi dicevano insomma abbiamo circa 120-130 ragazzi, abbiamo una grande passione e ci crediamo in questo sport. Lancia un messaggio a questi ragazzi, perché gli dici continuate a farlo? Ma innanzitutto devo fare i complimenti a tutti perché
È difficile spiegare quanto è duro questo sport, perché comunque tu entri in pista, sei da solo e tutta la gente che ti guarda, e il nostro lavoro è di innanzitutto non far vedere la fatica, e quindi è molto difficile spiegare quanto è veramente difficile. E poi vedere l'entusiasmo dei bambini è una cosa favolosa, e secondo me in questo è forse una delle cose più belle che vedo, vedere gli occhi dei bambini, l'entusiasmo che hanno, perché è importante che trovano degli obiettivi, che trovano degli esempi da seguire. E quindi mi viene da dire di fare sport, di muoversi, di far divertirsi. E quello è importante. Tu ci stai riuscendo ancora? Divertirsi? Anche se è un momento difficile. È un momento difficile, sì. Però adoro il pattinaggio, e adoro farlo, e è un po' come il mio ossigeno. Indubbiamente. Ti lascio andare, io direi c'è qua tanta gente, insomma credo che indipendentemente da tutto un bel applauso te lo meriti. Grazie. Grazie mille. Prova, scusate, dobbiamo chiedere a tutte queste persone che sono da questo lato, possono rimanerci solamente i genitori, papà, mamma, parenti, vari, zii, cugine, fratelli, dovete uscire purtroppo, non fateci passare a chiedervi tu chi sei, papà di chi, la mamma di chi, perché siete troppi, non fateci venire a controllare per cortesia. E dopo l'intervista con Carolina Kostner, ancora una panoramica sul pubblico che diventa sempre più numeroso. Fra poco, anzi la mandiamo subito, l'intervista con Francesca Pievani, che è una delle insegnanti della scuola appunto qui di Covo, H2O. Sentiamola. Siamo con Francesca Pievani, lei è un'insegnante tesserata FISG, è una di quelle, anche una bella ragazza, del resto Carolina insegna, insomma probabilmente ci vuole anche un po' di grazia. Allora innanzitutto parliamo un attimino del gruppo, dei ragazzi, quanti sono e come li stai avvicinando a questo sport? I ragazzi sono tantissimi, sono praticamente quasi 120, stanno crescendo mano a mano. Abbiamo cominciato con questa piccola pista e piano piano stiamo cercando di istruirli appunto dalle basi del pattinaggio fino poi all'agonismo. Certo, allora anche la stessa Carolina Kostner si è un pochettino stupita del fatto che in un paese della bassa bergamasca ci sia questa attività che è prettamente di montagna, diciamo così, o perlomeno delle zone dove in teoria dovrebbe far freddo. E invece ha detto, invece devo complimentarmi con gli organizzatori perché è sempre piacevole sapere che c'è questo movimento. Del resto anch'io sono partita da lì, mi ha detto. È vero, praticamente noi siamo un'associazione che è da poco diventata società, è l'associazione H2O, che davvero da anni si sta impegnando tantissimo nella buona riuscita di questo palazzetto, e piano piano davvero con tantissimo impegno e tantissima forza stiamo riuscendo a creare un bel vivaio.
e speriamo appunto da questo vivaio di partire e fare qualcosa di un attimino più alto. Allora adesso, se ci sono, svela qualche segreto, come si fa a diventare Carolina Costner in questo sport? Beh, io non sono Carolina Costner, quindi non posso dirlo, forse questa domanda bisogna farla a lei. Lei saprà rispondere. Sicuramente, però... Impegno, costanza, dedizione, divertimento anche. Deve essere un piacere per loro. Io gliel'ho buttata lì, visto che la famiglia sua, quella di sua mamma, quella del papà, una famiglia di sportivi, gli ho detto probabilmente anche nel DNA c'è qualcosa in più. Di sicuro ci vuole del talento e insieme al talento ci vuole dell'impegno, costanza e impegno. Allora, e poi per essere Carolina Costner bisogna essere Carolina Costner. Beh, indubbiamente. Adesso sono curioso di sapere invece quanto ci mettono questi ragazzi comunque, diciamo, a cavarsela via. A imparare, eccetera. Beh, in realtà non smettono mai di imparare, nel senso che non c'è un livello oltre il quale non si può più andare, si impara sempre, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, esercizio dopo esercizio, si tratta proprio di costanza, un percorso. Certo, però per riuscire comunque a competere in alcune manifestazioni, dico a livello nazionale. Dipende sempre dalla frequenza con cui fanno le lezioni, dall'insegnante, dalla volontà anche dei bambini e dei genitori di arrivare. Possono metterci un anno, come due anni, come di più, dipende sempre. Si parte dalla base, da quando sono piccole, e poi via via crescendo. Francesca Pievani è arrivata fino lì quasi, a diventare... essere competitiva a livello nazionale almeno? Beh, io mi sono fermata prima e poi sono diventata insegnante, quindi la scelta è stata diversa. È stata diversa, magari altri impegni, altre scelte di vita che fanno parte comunque del vivere quotidiano. Se tu potessi tornare indietro, cosa faresti? Ancora questo. Sì, perciò non sei pentita di esserti fermata. È una scelta e insegnare è davvero bello, ti rimanda indietro tutta la gioia dei bambini e c'è chi ha portato per pattinare, chi per insegnare. Spero di esserlo e continuerò a farlo perché è questo, quindi la scelta è questa. Signori, Francesca Pievani, grazie e complimenti ancora. Grazie mille. E facciamo prima di tutto un'introduzione a questa ragazza che già conoscete molto bene, ma devo farla chiaramente, un'introduzione. E lei è l'idola del pattinaggio italiano, è lei, Carolina Costner, un applauso! E accanto a lei c'è l'organizzatore della serata e il presidente della cooperativa Nuovo Padrifoglio. Passo la parola a lui che vi dirà altre cose. Buonasera a tutti, benvenuti. Vi presento, sono Giacomo Pasinetti, presidente della cooperativa Nuovo Padrifoglio, organizzatore dell'evento e gestore degli impianti sportivi di Covo. Sono particolarmente dispiaciuto di comunicarvi che questa sera Carolina, che è qui presente, non si potrà esibire. Il susseguirsi di notizie tendenziose ha obbligato Carolina a prendere questa spiacevole decisione per evitabili possibili complicazioni inerenti alla sua già delicata situazione. Devo ringraziare comunque gli sponsor che hanno aderito: Enzo Pesenti, Palazzo Colleoni, Officina Coro, Asperti Piermario, Pasticceria Macalli, Impianti e Carpenteria Consolandi, Salva la tua casa, La Conchiglia, PF San Raffaele, Impianti Elettrici Calzana, Vacis Prefabbricati, senza i quali questa manifestazione non si sarebbe tenuta. Devo ringraziare inoltre gli amici dell'Avis, l'Aido, gli Alpini, la Juventus da Covo, GECO, la Protezione Civile, la Banda Tripoli, il Covo di Musica, i commercianti, la famiglia Occhio, Edgardo Gatti e non per ultima l'associazione H2O per la grandissima collaborazione.
Passo la parola a Gianchi, speaker ufficiale della serata. Buon divertimento a tutti e buona serata. Grazie, grazie Giacomo. Allora, noi possiamo iniziare la serata, però vorrei fare una veloce domanda a Carolina. Dato che siamo in un piccolo palazzetto dove tante bambine stanno iniziando a fare i primi passi sul ghiaccio, volevo chiederti come avevi iniziato, se avevi iniziato anche te in questi piccoli posti, com'è stato il tuo inizio? Grazie, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di questa affettuosa accoglienza. Mi dispiace veramente immensamente di non poter mettere i pattini stasera. Aspettavo con piacere questo momento, soprattutto venire qua e vedere l'entusiasmo dei bambini nei loro occhi, di vedere che la mia passione nata in un piccolo palazzetto come questo possa raggiungere così tanti bambini, così tanta gente, è veramente una cosa fantastica. E venire qui a Covo e vedere tutti voi che siete venuti per me, per vedere le bambine pattinare, vi ringrazio veramente tanto. Purtroppo, data la mia delicata situazione, già al momento non posso pattinare per 16 mesi e non volendo prolungare questa cosa, purtroppo ho dovuto prendere questa decisione. Arrivando alla tua domanda, sì, anch'io ho iniziato da piccolissima, ho iniziato a 4 anni e mi sono innamorata da subito in questo sport perché sia piccoli che grandi vi invito solo a provare una volta, magari la prima volta è un po', fa un po' paura, però è veramente magico e poi magari me lo racconteranno anche le bambine che pattinano qua stasera quanto si divertono, ecco. Volevo chiederti se ti andava di rimanere qui con noi fino alla fine, di vedere lo spettacolo, di vedere tutti gli spettacoli. Beh, certamente sì. Adesso vi faccio anche entrare. Vi vedo qui già pronte. Sono curiosa di vedere cosa avete preparato e cosa mi fate vedere stasera, e poi mi metto anche a disposizione per foto, autografi, per chi vuole. Ok, grazie mille, direi che l'entusiasmo è a mille. Carolina rimarrà qua con noi, è stata tanto gentile da star qua con noi, la rivedremo ancora dopo. Quindi mi raccomando a tutte le artiste in gara, date il meglio, Carolina vi guarda. Allora direi di iniziare, allora partiamo? Ok, la prima, Carolina. Allora, la prima, partiamo sulle note di Playing Alive di Safri Duo. Vi presento Simone Bodini, poi abbiamo Giorgia Aceti, Chiara Radavelli, Giorgia Noci, Chiara Bertulazzi, Silvia Argentini, Alice e Laura, grazie, eccoli che entrano, un grande applauso.
Bravissimi, direi, bravissimi Simone, Giorgia, Chiara, Giorgia, un'altra Giorgia, Chiara, Silvia, Alice e Laura. Un grande applauso! Ok, eccoci qua, siamo tornati in mezzo alla gente, a questa piccola pista di covo che ospita durante il breve periodo invernale la neonata società H2O, che è una piccola realtà locale con tanta voglia di crescere e mettersi in gioco. Quindi ora passiamo, dopo questo breve preambolo, siamo qua tutti per la seconda esibizione, i piccolissimi dell'associazione H2O, che sulle note della ballata del Bosco Raro, del gruppo musicale, famoso gruppo musicale Palinka, vi presentano il loro spettacolo. Un grandissimo applauso! Un grandissimo applauso, teniamo di più! Ragazzi, sono un po' timidi, quindi serve più incitamento, dai! Un altro applauso! Piccolissime dell'associazione H2O con la ballata del Bosco Raro del Palinka. Bravi, bravi, ancora un grande applauso. Grazie. Bravissimi. Saluto, arriva il saluto, mettete in fila, ragazzi, Mannalto, bravissimi, e inchino, saluto, bravissimi, bravissimi, anche di qua, questa parte, verso di noi, inchino, saluto, bravissimi ragazzi, un altro forte applauso, si inizia così, signori e signori, si inizia tutti così. Piano piano, passo passo. Pubblico di covo, un incitamento per questi bambini, su! Vi dovete scaldare le mani, insomma, fa freddo! Primo sta vincendo, arriva!
quinto, quinto. Bravissimi, bravissimi ai bambini dell'associazione H2O. Ok, ora passiamo alla seconda esibizione su una canzone di Jovanotti, che Jovanotti era tempo fa, adesso non è più Jovanotti. Ci accompagna, esatto, Lorenzo Cabotolini, ci accompagna in questo breve spettacolo dei bambini dell'associazione H2O con una canzone Mabella. Mabella, Mabella di Jovanotti. E quindi, mentre i bambini bravissimi escono, siamo pronti con l'altro gruppo che sta entrando, non vede l'ora di entrare. Un forte quasi applauso, vai ragazzi dell'associazione H2O, forte applauso. Un forte applauso. Bravi, bravissimi, si parte giustamente così. Un altro forte applauso, che c'è tutta l'uscita, sono venuti qua, sono tantissimi, sono neri. Scusate, richiedo un attimo la vostra attenzione, si è smarrito un bambino che si chiama Samuele ed è in casetta, là al calduccio, che aspetta, no? Samuele, dove sei Samuele? Vai alla casetta, che è calda e accogliente, c'è la mamma e papà. C'è un giubbino rosso. Samuele, alla casetta. Ok, grazie, un altro grandissimo applauso ai... ragazzi, bambini della situazione H2O, fanno il giro. Schegge, sono delle schegge questi ragazzi. Bravissimi, bravissimi, ancora un caloroso applauso. E ora
passiamo al pattinaggio agonistico. Una 14enne, vice campionessa juniores, membro della nazionale B di pattinaggio. Vorrei un fortissimo, ma fortissimo applauso a Buschiroli Sara. Spettacolo, signori, un fortissimo applauso per Buschiroli Sara. Bravissima, veramente bravissima, un fortissimo applauso ancora, su, non è mai abbastanza. E ora passiamo a uno spettacolo delle piccolissime dell'associazione H2O alle Prime Armi con lo sport del pattinaggio. Si esibiranno sul tema della canzone del film d'animazione Frozen. Direi che è appropriato con la temperatura che c'è. Quindi un fortissimo applauso per le piccolissime dell'associazione H2O. Tu ragazzi, un forte applauso.
Un fortissimo applauso per le piccolissime della situazione H2O. Brave, bravissime. Vedete, si cade e ci si rialza, signori. Si cade e ci si rialza. Un fortissimo applauso. Bravissime, se fosse per me e gli altri qua sul palco proveremmo a fare un giro con i pattini, cadremmo subito, invece loro guardatele, brave, brave, bravissime. Ora vedete, come dicevo, forse bravo, un altro forte applauso in uscita per le piccolissime dell'associazione H2O. Bravo, bravo. E forse per me, dicevo, il pattinaggio non è che sarebbe un forte sport perché cadrei la prima volta, però ci sono uomini molto, ma molto, ma molto più bravi di me. Quindi direi che qua abbiamo visto delle bambine piccoline, però ora si esibiranno due ragazzi. Due uomini sulle note di Bully. Eccolo. Thank you.
applauso, signori! È ripartita la musica! Fortissimo applauso alla banda del Tripulì che ha presentato il circo! Bravissimi, un altro forte applauso! Il circo, signori, siamo al circo, bravissimi. E ora non so se avete notato, dato che sto parlando, è ripartita l'elettricità, signori, un applauso all'elettricità, grazie elettricità. E ora direi di ritornare al momento in cui eravamo prima. Wow, vedete l'elettricità, che cosa fantastica, signori. Come dicevo, ora presenteremo sulle note di Bulli Simone Bodini e Darius Cancean. Un applauso! You showed my heart.
that I knew love, I just played the part. You showed my heart. You showed my heart. Everything you hide behind your back, always wanna know just how I feel. Cause everything about you so real. Everything about you so real. Un fortissimo applauso! Che invidia, signori, che invidia! E ora passiamo a una rappresentante del vivaio di Covo, ha iniziato in questo piccolo palazzetto per poi proseguire il suo percorso artistico fino a partecipare a rilevanti gare internazionali della disciplina. Questa esibizione è un regalo speciale, vuole essere un regalo speciale dedicato ad un grande esempio di amore. Un fortissimo applauso per Marianna Torresani. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite di noi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo. E vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito. Prigioniero è, respiriamo liberi, Dio è c'è. Thank you.
sul quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore. Era un amore, scopro te. Marianna Torresani, un forte applauso. Voglio ricordare che tutto è partito da qua. Questa ragazza è partita da questo vivaio, dal vivaio di Covo. Marianna Torresani. E tutta questa passione in questa canzone è perché questo era un regalo speciale. Come abbiamo già detto, un regalo veramente speciale. Ora passiamo alla prossima. Beh, in realtà questo è un palazzetto del ghiaccio, ma sul ghiaccio in realtà si può fare anche molte altre cose, tipo del surf. E quindi direi fate un grosso applauso ai piccoli pattinatori alle prese con del surf. Forte applauso! Perché c'era ombrella? Non c'era il surf, c'era ombrella? Ombrella, nessun problema, tenetevi questa battuta del surf, ve la ridico dopo. Ok, vado indietro, vado indietro. Abbiamo ombrella, ombrella, scusate ragazzi. Ok, quindi sulle note dei Baseballs, un fortissimo applauso a Giorgia Galli, Elisa Pontoglio, Gloria Rana, Lucrezia Suardi, Clara Cordasco ed Elisa Borrelli. Un forte applauso! Manca l'ultimo ombrello. Vedete, è arrivata, chi si è fregato l'ombrello, insomma. Ancora un forte applauso di incoraggiamento. You had my heart and we'll never be a world apart. I might be in magazines, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars. And that's when you need me there, with you I always share.
bravissime, bravissime, bravissime Giorgia Galli, Elisa Pontoglio, Gloria Rana, Lucrezia Suardi, Clara Cordasco e Elisa Borrelli, sulle note dei Baseball Umbrella. E ragazzi, qua fa un po' freddo, bravissime, questa canzone ha fatto ballare un po' anche me, perché fa molto freddo, non riuscivo a fare le vostre pirolette purtroppo, però un altro forte applauso! Bravissimo. Io non so se vi ricordate, prima ho detto tutta quella storia sul surf, così sul ghiaccio, vabbè, poteva essere divertente, se volete ve la ripeto nel frattempo mentre escono. Beh, praticamente, non so se lo sapete, ma sul ghiaccio si può fare, cioè si può pattinare, bravissime loro. Però in realtà si potrebbe anche fare del surf. Questa l'ho indovinata? Sì, l'ho indovinata! Un forte applauso, ragazzi! Tantissimi, sono tantissimi, un applauso per tutti. Ciasca. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Scusate il tempo, signori! Surfing in safari, tutti insieme con le mani! Datevi la carica, questi ragazzi! Così che si prende il sole. Bravissimi, bravissimi. Ancora un fortissimo applauso per i ragazzi che hanno fatto un po' di surf. Bravi. E così si balla un po'. Ragazzi, che vedo un po' freddi, qua fa freddo, un altro applauso per i ragazzi del surf. Beach Boys non hanno lavorato in vano. Su, un altro applauso forte! Che era lei che la guida. Saluto, che era la prima che la guida. È la capa. Bravissime, bravissime, ancora un ultimo applauso in uscita, ragazzi, su, su, pubblico di Como, di Bergamo, dell'Italia intera. Ok, la prossima esibizione, passiamo ancora al pattinaggio agonistico, membro della nazionale B di pattinaggio, bronzo ai campionati juniores,
e ha partecipato a importanti gare di Coppa del Mondo, nella specialità di coppie d'artistica. Ora vorrei un fortissimo applauso per la quindicenne Giulia Foresti. Ragazzi, quindi abbiamo visto che comunque si parte da una certa età, poi si arriva ai livelli chiaramente di Sara, di Marianna e di Giulia, fino ad arrivare poi chiaramente a Carolina, che risentiremo dopo e vi aspetta dopo per tutti gli autografi che volete. Quindi un fortissimo applauso anche per Carolina, che vuole rimanere qua con noi, ok? È qua, è dimostrata disponibile per venire qua con noi. Enzo, in arrivo Enzo, un applauso per Enzo che passa sul ghiaccio senza cadere, bravissimo Enzo, che parlerà di questa bellissima manifestazione. Attenzione scavalca, un applauso per lo scavallamento, attenzione ce la può fare, voglio un ce l'ha fatta, bravissimo Enzo. Sicuramente lui ha più capacità di me per parlare per 5 minuti di fila. 5 minuti di fila. Eccolo, un applauso ancora! Eccoci, siamo sul finire ormai. Io ci tenevo comunque a ringraziare questo folto pubblico davvero numeroso. Credo sia comunque questa sera una festa, una festa per tutti. Alla faccia di chi ci vuole male. Ci tenevo a ringraziare tutti quanti, le associazioni che hanno dedicato molto tempo a questa manifestazione, hanno impiegato veramente giornate e giornate, all'associazione H2O e al suo presidente, pure perché da anni portano avanti questa attività di pattinaggio artistico e lo promuovono in tutti i modi. Nell'attesa dell'ultimo numero, poi c'è il gran finale, l'ultimo numero ci sono le nostre signore in pista per il primo anno quest'anno e credo che meritino veramente quando entreranno in pista un applauso molto particolare, perché ritengo che abbiano bisogno di un poco di incoraggiamento, non sono abituate
a tanta gente, non sono abituate a situazioni di questo genere. A questo punto, devo dire che la serata comunque è stata speciale, speciale per tutti quanti, speciale per me, speciale per voi, nonostante l'amarezza finale che è inutile nascondere c'è stata. Credo che Carolina sia comunque una persona speciale, un applauso a Carolina, ma davvero speciale, perché comunque questa sera si è fermata tra di noi ed è disponibilissima, ha firmato autografi, fotografie, veramente io l'ho conosciuta solo oggi, ma veramente colpito per la sua semplicità e per la sua passione per questo fantastico sport. Ricordo che è un talento vero, che non so purtroppo se in Italia si potrà, ho visto questa sera, devo dire, delle atlete che promettono bene, ma Carolina è un talento puro, unico direi, che tanti paesi ci invidiano. Ci siamo, devo ringraziare poi, scusate, mi stavo dimenticando, una mancanza clamorosa, Francesca, la nostra specialissima insegnante, troppo brava, e ringrazio anche Ilaria che è sempre molto disponibile e porta le sue fantastiche atlete a tutti i nostri gran galà di chiusura. Bene, a questo punto ci siamo, si parte, entrano in pista, mi raccomando un applausone perché sennò cadono subito, un applausone alle signore, la capofila mi sembra di conoscerla, sì è lei, ci vedo poco da lontano ma le misure le conosco. Toglietegli il microfono, hanno detto, forse ha ragione. Grazie a tutti, grazie ancora, poi ci sarà il gran finale, applauso adesso, ricordatevi, ciao, grazie. Simona Molinari, una grandissima cantante! Tutta memoria, bravissimo. E ora l'ultimo inchino, un applauso agli adulti.
Coraggiose, coraggiose queste signore, troppo brave. Bravo Viola. Ok. C'è un pochino di parte, Enzo. Per me erano bravi tutti, io ti dirò, Enzo. No? Sì, tutte brave, tutte brave, sono effettivamente di parte. E ora c'è il gran finale. Gran finale, tutti in pista, tutti in pista. Vedrete la pista gremita di persone, di pattini. Via, si parte! Gran finale! Sembrava un gran finale, però ci stiamo preparando al gran finale. Pronti per il gran finale, signori, tutti in piedi per il gran finale! Via il gran finale! Like a madman, he hit like a hammer. She's a jelly nice girl, never was a quitter. Just like a raindrop, she's got the work. Never look back, the spirit has got a number. When she's spinning me around, the kiss me as a color. Loving is a wild dog, she's got the look. 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 Naked to the table is a lover's disguise. Banging on the head drum, she's got the map ball. She's got the look. Sono un applauso, signore, gran finale. Siete rimasti seduti fino adesso, ma adesso voglio insieme applaudire. Like a hammer, she's a killer as camp. Never was a quitter, just like a raindrop. She's got the look. Hell, we're bound, cause hell's got a novel. She's looking around, kissing as a cover. A parte della musica, signori! She's got the look. Non credevate che era un effetto? Non si è bloccato il CD, proprio a parte la canzone. E ora è il mio turno. Bravissime, bravissimi tutti, un forte applauso ancora, incoraggiamento a tutti, piccoli, grandi, metà di bambini e adulti. Bravissime, siamo alla fine, signore. Ringraziamo chiaramente tutti i partecipanti. Ringraziamo inizialmente Carolina Cosmer, che è ancora qui con noi. Un fortissimo applauso, Carolina. Ringraziamo la cooperativa Nuovo Quadrifoglio, tutti gli atleti partecipanti, soprattutto le associazioni che hanno permesso tutto questo. Ringraziamo gli sponsor. In ordine, Enzo Pazenti, Palazzo Coleone, Officina Coro, Asperti, Pier Mauro, Pasticceria, Macalli, Impianto Carpenteria, Consolandi, Salva la tua casa, La Conchiglia, Pompe Funebri San Raffaele, Impianti Elettrici, Calzana, Baci Fabbricate, chiaramente le associazioni che sono qui con noi. Ringraziamo gli amici dell'Avis, gli amici dell'Aedo, gli Alpini, la Juventina Covo, Geco la Protezione Civile e chiaramente la banda Tripolini, non so se vi ricordate quelle del circo, bravissimi. E il covo di musica che sono qua in parte a me, bravissimi anche loro. I commercianti, la famiglia Occhio, Edgardo Gatti e non per ultima l'associazione, signori. L'associazione H2O per la grandissima collaborazione. Un applauso fortissimo. Sono ancora in pista loro, signori, sono in pista, facciamogli un po' di supporto.
Adesso ne parte un'altra, altro giro, signore. Oh. Grazie a tutti, signori, grazie a tutti di essere venuti a questa magnifica manifestazione. Veramente l'Aisca 2015 è stato fantastico e vi aspetto l'anno prossimo. Tirloni, la manifestazione ormai è conclusa, lui è il presidente dell'associazione H2O, una grandissima serata, un piccolo, ma non è colpa vostra, insomma, dispiacere il fatto che non ha potuto esibirsi Carolina. Dobbiamo dire però che la disponibilità di Carolina è stata davvero grande, è stata qua, anzi è qua ancora. Sì, devo dire che è stata fantastica, squisita, proprio una persona molto semplice, molto alla mano, nonostante sia una grandissima campionessa, per cui veramente è stata bravissima comunque. Benissimo, io per la prima volta assistevo a questa serata conclusiva, diciamo così, dell'anno più o meno agonistico della vostra associazione. Sono rimasto estasiato, anche perché innanzitutto la vostra numerosa presenza con i piccoli e grandi atleti, 120-130 ragazze e ragazzi, non sono pochi. E poi il pubblico che ha fatto da contorno, pubblico numerosissimo, quasi da non credere, insomma. Sì, una serata sicuramente da ricordare, perché non succede sempre, insomma. Noi ogni anno organizziamo un gran galà, devo guardare la telecamera, non sono abituato. Ogni anno organizziamo il gran galà, ma la presenza di Carolina naturalmente crea movimento in tutti i sensi. Ma devo dire anche tanto entusiasmo da parte nostra, perché l'organizzazione, come potete pensare, non è stata cosa da poco, insomma, con tutti i patemi che abbiamo vissuto in questa situazione. Devo ringraziare sicuramente tutte le associazioni del paese che hanno collaborato tantissimo, io le ringrazio vivamente tutti quanti, troppo bello. Troppo bello veramente, e io devo cercare di capire, perché io sono di Albino, lavoro prevalentemente in Valseriana, in Alta Valseriana, dove non abbiamo una pista come questa, o perlomeno se ce l'abbiamo è saltuaria, dove non c'è una scuola, dove non c'è un'associazione. Ma voi come avete fatto a creare tutto questo a Covo, al confine fra la Bergamasca e il Cremonese? Io mi sto chiedendo, ma come avete fatto qui a Covo a fare una cosa del genere? Ecco, guardi, questa domanda mi fa particolarmente piacere, perché nelle cose bisogna crederci. Bisogna crederci, il pattinaggio era uno sport sconosciuto in questo paese, assolutamente sconosciuto. L'ho proposto io 15 anni fa la prima volta, nel periodo natalizio, con una pista volante, ma proprio perché mi piaceva l'idea di vivere quel particolare momento dell'anno sul ghiaccio, che rende un'atmosfera particolare. Dopodiché abbiamo continuato, ma le assicuro che è una fatica enorme, quindi ci vuole tanta passione, tanto entusiasmo, tanto lavoro da parte di tutti, perché tutti gli associati non percepiscono stipendio, per cui lei può immaginare il tempo che si dedica. Consideri pure che questa pista sarà sì piccola, ma la puliamo tutta a mano ogni volta, quindi con le scope di bambù, per intenderci. Ognuno parte da un angolo e si tira sulla neve, che si porta poi fuori e si bagna per ricreare il ghiaccio che sia poi perfetto e che permetta di ripatinare. Quindi c'è anche tanto lavoro dietro, fisico, non solo d'altro tipo. Signori, cosa dire, insomma, se non fare i complimenti a questo signore, a questa associazione, ma soprattutto anche a coloro che collaborano proprio all'interno del gruppo. Bellissima il momento in cui sono entrate tutte le donne che vi danno una mano, questa dimostrazione che, insomma, non è una cosa nata per caso e non è una cosa che finisce domani. Questo vuol dire che c'è grande coesione fra di voi e grande convinzione di quello che state facendo. Sì, tra l'altro, riguardo la pista di pattinaggio nelle valli, a me spiace veramente che non ci sia questo tipo di... perché a Piazza Torre so che c'è una pista che noi abbiamo frequentato nel periodo estivo, facevamo degli stage perché portavamo i ragazzi su a Piazza Torre, che è un bellissimo impianto tra l'altro, ma spesso parlando col gestore, che tra l'altro è una persona molto disponibile,
gli dicevo, ma perché non riuscite a creare una coalizione tra tutti i paesi ingaggiate degli insegnanti di un certo livello che possano creare un certo nucleo di bambini che si appassionino a questo tipo di sport, visto che l'impianto in quella valle c'è ed è un impianto molto bello, ripeto. Esattamente, questo vuol dire creare anche quelle sinergie, insomma, che servono per far crescere il gruppo. E poi ciliegina sulla torta, ed è davvero una gran bella torta, le ragazze, al di là di Carolina, che sono nate qui e che stanno facendo la loro bella carriera. 15 anni, 14 anni, 16 anni, ragazze delle quali mi auguro sentiremo parlare ancora. Sì, anche quella è una bella soddisfazione, perché sono nate qui, hanno iniziato a patinare qui e già sono a livelli importanti, per cui è una soddisfazione grossa per noi, molto. Dove vuole arrivare l'associazione? No, da nessuna parte. Vogliamo continuare a proporci e a portare avanti questo sport fantastico, perché non è solo fisicità, ma ci vuole anche creatività in questo sport. Non a caso si chiama pattinaggio artistico, insomma. E non so dove vogliamo arrivare, vogliamo continuare, questo sicuramente. Possibilmente magari rinnovando il palazzetto che lei vede, perché ha bisogno di un restyling, di un intervento. Comunque dobbiamo dire che anche con questi, chiamiamoli io, mi permetto di dire così, pochi mezzi, avete fatto delle cose grandiose. Questo proprio vuol dire che dietro c'è tanto lavoro, tanta passione. Certo, la differenza la fanno sempre le persone, guarda. Quindi la passione che ci mettono nelle cose è fondamentale. Nel rinnovare i complimenti per questa splendida serata, la quale, oltre che vabbè, lavorare, ma però mi sono anche divertito, mi auguro di potersi vedere ancora e soprattutto di parlare ancora di questo, che è uno sport bellissimo, certo, che ti prende dentro, però sì, e stasera l'abbiamo visto. Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio voi. Grazie. Ringrazio voi che vi siete dati subito disponibili e grazie per il servizio. Complimenti, grazie davvero. E su queste immagini ancora dei ragazzi che volteggiano sul ghiaccio e soprattutto si divertono, rinnoviamo i complimenti al presidente dell'associazione H2O, nata nel 2000 del paese di Ecovo, per questa, diciamo così, caparbietà che ha saputo portare non soltanto questo avvenimento, ma ha saputo portare un grande entusiasmo per quanto riguarda il pattinaggio sul ghiaccio. E poi la presenza, oltre naturalmente di Carolina, che è stata, anche se non ha potuto esibirsi, è stata colei che effettivamente ha sollevato il maggiore entusiasmo. Dobbiamo ricordare che abbiamo visto tre giovani promesse del pattinaggio, quali Giulia Foresti, Sara Boschiroli, Marianna Torresani, ragazze che sono nate proprio dal sodalizio H2O. E poi naturalmente, come dicevamo, il pubblico che ha fatto da contorno, un pubblico attento, silenzioso, entusiasta, un pubblico competente se vogliamo, che ha saputo anche così dare quel tocco di particolarità alla manifestazione. Certo, l'attrazione, se mi consentite questo termine principale, era vedere dal vivo Carolina Kostner, questa ragazza che vi ricordo ha vinto nel suo palmarès più importante, ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, una d'oro, due d'argento e tre di bronzo ai mondiali, 5 d'oro, 2 d'argento, 2 di bronzo agli europei, una medaglia di bronzo ai mondiali juniores, 7 volte campionessa italiana e 2 volte si è piazzata al secondo posto. Insomma, la carta d'identità di Carolina Kostner non andiamo a scoprire adesso. Certo, per lei questo è un momento davvero difficile, e allora nell'augurargli, insomma, che tutte queste vicende giudiziarie che tutti noi siamo a conoscenza, della quale lei mi ha pregato di non parlarne assolutamente, e si possono risolvere al più presto, e che Carolina possa, visto che è ancora giovane, possa ritornare a creare e a darci tante soddisfazioni. E mentre rivediamo ancora un po' di immagini, naturalmente registrate all'inizio, del folto pubblico presente, per inciso, lo devo dire, anche per questo lo sforzo degli organizzatori è davvero da sottolineare, pensate che avevano addirittura allestito, attraverso un videoproiettore, attraverso le immagini che noi vi abbiamo proposto, uno schermo gigante appena fuori dall'area, insomma, in modo che la gente che non poteva vedere da vicino la manifestazione la potesse quantomeno seguire
appunto attraverso le immagini sullo schermo gigante posto fuori, a dimostrazione di come tutti coloro che si sono avvicendati per allestire, pensate che mi hanno detto che era un mese che stavano lavorando per allestire questa manifestazione, hanno lavorato in maniera seria, hanno lavorato certamente nel miglior modo possibile. È proprio per questo e soprattutto per la possibilità che ha dato anche al sottoscritto e a tutti voi che ci seguite da casa di vedere queste immagini, che ringrazio in particolare il Presidente, soprattutto ringrazio l'amico Frigé che mi ha contattato e che davvero mi ha fatto capire, io per la verità un po' scettico, che questa sarebbe stata una manifestazione da annoverare fra le migliori. Aveva proprio ragione. Grazie a tutti, buona serata e di nuovo risentirci da Lorenzo Nova.